Altra notte di combattimenti in Yemen, le truppe del presidente Ali Abdullah Saleh contro gli uomini del generale ribelle Al-Ahmar e dei capi tribali in quella che oramai ha tutta l'aria di una guerra civile. Diversi i morti e i feriti rimasti sul campo a Sana'a che vanno ad aggiungersi ai manifestanti uccisi in un ennesimo weekend di protesta e repressione. Migliaia le persone in piazza nella capitale per reclamare la fine del potere trentennale di Saleh che hanno fatto da bersaglio ai cecchini del regime. Nuove vittime ad appesantire un bilancio che il movimento giovanile di contestazione, in una lettera alle Nazioni Unite, stima ad almeno 861 morti e 25.000 feriti in 9 mesi. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU, intanto, sono iniziate le consultazioni sul progetto di risoluzione elaborato dal Regno Unito che prevede l'uscita di scena del contestato presidente.